1-0 tra i De Football e gli Svincolati. Vantaggio alla squadra di Danilo con un gol di Giovanni De Giovanni su assist proprio del fratello. Stanno conducendo un'ottima gara i ragazzi degli Svincolati. Molte assenze, ma i propri fratelli De Giovanni stanno sostituendo al meglio. La squadra di football adesso è un po' in difficoltà, ma la stessa con molte assenze tra i vari Torino, Palmiro e molti altri nomi. Gestisce palla Carmine Finizio, ancora Finizio prende il pallone ma lo perde, c'è Pagano, palla in fallo laterale, distanza, battere Pagano, a vedere Corrado Vitale, ancora palla indietro per Femia. Femia abile a superare due avversari sul colpo, poi perde il pallone. Attenzione De Giovanni ancora per il fratello Roberto. La fascia destra Roberto, attenzione il tiro di Fasano. Blu laterale. Che sbilanciato, colpisce male e la manda direttamente in fallo laterale. Può battere così Di Donato. Femia, converge verso il centro. Femia. Attenzione Femia, perde il pallone ma lo riconquista subito. Ancora Mario Di Donato, perde il pallone. Sull'attacco di De Giovanni. Palla indietro per Torre. Sulla destra per De Giovanni. La centrale, controlla male Fasano e fa partire il contropiede ma Finizio si allunga troppo il pallone e la manda in fallo di fondo. Batte così Danilo. E stranamente non ha ancora subito un gol, ricordiamo. Attenzione, palla in avanti per Fasano. De Giovanni il destro. Pallone un po' troppo potente. Poco preciso ma buona iniziativa del fratello. Allora Carmine Finizio ancora verso, supera mille avversari. Ancora Carmine Finizio perde il pallone, rinconquista subito Pagano e con un numero. Che gol di Pagano, che gol, numero e poi destro che Danilo non poteva mai parare. Guardiamo ad alzarsi, buon Danilo. Grande gol di Corrado Pagano, ricordiamo è il più piccolo in mezzo al campo. Dietro raga, 15 anni per lui, ma grandissimo gol. Ce ne fa sano, ribattuto il suo tiro. E possiamo chiudere qui il nostro collegamento. The Football contro Svincolati. Siamo qui con il migliore in campo, è finita 6-5. Autori del gol, Carmine Finizio e Corrado Pagano. Dici due parole su questo match. È stata una bella partita. Becca. Un po' combattuto, però ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo riusciti a ritrovare la vittoria. Speriamo che continuiamo così. Siamo ritrovati finalmente, che non c'era. Siamo una ricordiamo, squadra... molte assenze, Torino, poi i vari Palmiero quando... Qualcuno lavora, qualcuno si scoccia, qualcuno è uno stronzo e altri non lo so. E poi c'è Mario che è tutto, anche è tutto sotto, questo. Anche sotto esame sono venuto, il nostro bomb. Quindi merita un plauso. Vabbè, però non sei il migliore in campo, quindi romperò. No, importante è aiuto, cosa aspirate a questo torneo? Speriamo di arrivare alle fasi finali, poi ce la giocheremo tutto nelle fasi finali. Giusto un plauso a Corrado Pagano che ricordiamolo. Fatto il grande salto dalla B. È stato bravo. Dalla qualche volta poteva passare un po' di più, però ha sfruttato le occasioni che ha avuto. Con il maestro dedica, si può imparare tanto. Qualche dedica? L'esordio in Serie B. Ma bello, tu invece? Al viaggio, all'estate, basta. Vai, complimenti.